io non ero minimamente pronto a questa cosa. Non lo ero, non mi aspettavo che potessero cacciare fuori un fucile che mettesse insieme le due features che io preferisco delle mie due repliche preferite. Sì, perché se vi dicessi che esiste una replica che mette insieme il realismo di un GBBR con la praticità di un fucile elettrico senza sacrificarne, ripeto, tutte le funzioni meccaniche, Io sono Red, questo è il Monopoly Software Shop di Reggio Emilia che tratta attrezzatura tattica e software. Sigla che poi partiamo. Bando alle ciance, ragazzi. Questo è l'MK16 della Bolt con loghi Daniel Defense su licenza, ovviamente, EBB. Per cosa sta EBB? Volete sapere? Ve lo spiega il buon Reddone, non appena ha finito di farvi vedere la bellezza inequivocabile di questa replica. I più esperti di voi conosceranno già il significato di EBB, ovvero Electric Blowback. In particolare su questo modello è montato il BRSS. BRSS è uno dei sistemi per il rinculo elettronico e lo scarrellamento elettronico prodotti da Bolt, che nel corso degli anni è riuscita davvero a perfezionare al punto che siamo qui a parlare di un sistema di rinculo elettronico EBB, Electric Blowback, prodotto da Bolt, cosa che io non avrei mai pensato di dover fare. Quindi, in sostanza, questo è un fucile elettrico che scarrella e rincula. I più intelligenti di voi diranno: Red, scusa, ma ti vorrei informare che il sistema di rinculo elettronico è già presente da diversi anni e che la Bolt lo produceva già anni fa. Grazie mille, commentatore, perché, come detto, visto che non hai prestato attenzione, questo non è un sistema di rinculo normale EBB, ma è un sistema BRSS che la Bolt ha perfezionato nel corso degli anni, che trovo sia arrivata veramente all'apice in quest'ultimo periodo. L'apice, ricordatevi, che non è quell'animalice che produce il mielice. Questo nuovo sistema BRSS, come detto, va a risolvere una serie di problemi che c'erano con il sistema di rinculo elettronico del passato. Questi problemi erano presto detti. Come potete immaginare, il primo e più importante è che, avendo una massa battente che deve far rinculare il fucile, c'è un dispendio di energia elettrica abbastanza alto. Grazie al nuovo sistema non solo vi mangia pochissima batteria insieme a quella che serve per far andare il fucile, ma in più è molto più secco il rinculo, molto più preciso e, ripeto, sfrutta una serie di sistemi che non sto qua a spiegarvi perché non ho le conoscenze necessarie per entrare così nello specifico, però sostanzialmente mangia poca batteria e il rinculo è ottimo. L'altro problema, che era anche uno dei più noti e che faceva più ridere sui campi da software, perché c'era sicuramente qualcuno che comprava Bolt e gli succedeva, era che con determinati tipi di sistemi di rinculo elettronico, tra cui anche quello del Bolt, su certi modelli il fucile si smonta, perché abbiamo un rinculo continuo che spinge avanti e indietro il tutto, e se non è veramente assemblato correttamente, questo rinculo perpetuo va a usurare componenti esterni, certamente, ma anche ad allentare in generale tutte le varie cose che tengono insieme il fucile. Quindi c'era il meme della gente che andava a giocare in campo con il Bolt e tornava con il motore in mano e basta, perché tutto il resto l'aveva perso durante la partita. Infatti molte persone compravano o che comprano modelli che possono rinculare, disattivano il rinculo, perché ovviamente si può disattivare come i caricatori ad sgancio automatico del Banff, e sono felice di comunicarvi che grazie al sistema BRSS implementato, improved, è un problema del passato. Il fucile rimane bello saldo, c'è un rinculo intelligente, non è semplicemente un martello che picchia sulla spalla, ma è stato pensato in maniera più fatta meglio. Cosa vuol dire questo sistema? Perché è migliorato? Che cos'è che hanno cambiato? Bla 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 bla. Breve nota sugli esterni, che sono incredibili. Paramano simil Gaisili, è veramente fenomenale a mio parere, sia per l'emlock ovviamente ben fatto che per la colorazione. È ovviamente alluminio, quindi è bello leggero ma allo stesso tempo sturdi e resistente. Verniciatura gangrey. L'altra cosa fatta veramente molto bene, che adoro, sono i loghi Daniel Defense su licenza. Guardate che belli, ragazzi. Su un body Colt, tra l'altro, sono veramente spettacolari, perché sì, questo che trovate, castello inferiore e ovviamente superiori, sono quelli tipici dell'M4 / R15 Colt. Madonna, che bello.
Non so se sono io, scrivetemelo nei commenti, ma io questo genere di cose le adoro. Il ball catch non è funzionante, se lo state chiedendo, ma non può esserlo perché deve, per l'appunto, andare a rinculare, quindi sarebbe stupido avercelo. Pop-up rotativo ben fatto, devo dire abbastanza normale, che tra l'altro è estremamente utile perché su questa bambola c'è la canna di precisione da 6,02, quindi il top del top per un fucile che comunque è lungo, completamente aperto, 800 mm, quindi è una bella sberla. Già che ci siamo, vi dico anche il peso, siamo sui 3 kg, così torno a dire che la piattaforma simile Urguno MK16, chiamatela come volete, come peso è perfettamente a casa sua, con un bel 3 kg. Chiaro è che ovviamente è un bel bimbo, bello pesante, ma anche ben bilanciato, perché ha un sistema di ribilanciamento del peso che vi permette davvero di non sentirlo. Personalmente, che utilizziate il grip lungo, corto o quello che deve essere, ci si trova veramente bene ed è una bestia veramente ben bilanciata. Ultimo, non per importanza, il calcio, che devo dire essere fatto veramente molto bene, a differenza di quello che ho detto più e più volte su certi calci UFC e in generale sui calci Crytac, che 50 euro di calcio Crytac e nemmeno me lo dai decente, mannaggia quel porco di... Qui troviamo un calcio ben fatto, personalmente li adoro, questi calci un pochino slim, simil QRS, QRB, BRQ, CCCCP, tagliala questa, e soprattutto facile da aprire. Ovviamente non potete mettere la batteria, apriti, all'interno del tubo del calcio perché c'è la massa battente, quindi avete il cavo che esce. Questo non è un problema ovviamente perché abbiamo ampio spazio nel tappo, quindi possiamo andare a mettere la batteria all'interno senza problemi. Per il resto trovo che l'ergonomia sia fenomenale, ragazzi, sia lo scatto del grilletto, ovviamente nulla di ambidestro, è solamente per destrorsi come me, che però sono figlio del demonio in altri modi, e non lo so, mi trovo semplicemente veramente da Dio con questo affare. Ultimo piccolo applauso anche agli agganci cinghia attaccati al tubo del calcio, che finalmente sono di forma decente e non vi segano più la mano quando andate in puntamento. Altra cosa importante, questa bambola di fucile va con le 11.1 di default. Sapete cosa ne penso? Tendo a preferire lo stesso utilizzare le 7.4 finché non faccio modificare il fucile dal mio meccanico di fiducia, che nel nostro caso è quello del Monopoly Software Shop, ovviamente. Cosa vi devo dire? Io preferirei utilizzarsi le 7.4, dopo ve lo farò sentire con le 7.4 apposta perché non voglio balle. Il fucile non è ancora stato venduto, io lo utilizzo con le batterie più sicure che ci sono, anche se loro dicono così. Lo faccio col mio Crytac SPQRM WK Crytek Trident MLNOPQ e lo farò anche con questo, mi sembra la cosa più intelligente. Cos'è che mi piace di questa replica e cos'è invece che mi fa schifio? Allora, partiamo da questo presupposto. Trovo che sia uno dei sistemi più belli sul mercato. Lo adoro, mi piace veramente tantissimo, è uno dei pochi sistemi rinculanti elettronici che utilizzerei, eccetera, eccetera, eccetera. Ma... Punto 1. Infatti non ve l'ho fatto vedere. Il caricatore. Questo caricatore a me fa schifo al costa. È pseudo-trasparente, sembra anche un po'... patocco, non mi piace per niente, è tiratissimo via, non c'è mezzo logo anche perché non c'è niente da logare, sono letteralmente due pezzi di plastica sbattuti insieme, potevano fare di meglio. Per vostra informazione tiene 140 colpi, quindi non male, ma è letteralmente un plasticone del costa. Un'altra cosa che veramente mi ha fatto uscire di testa è che, per chi non lo sapesse, Bolt è taiwanese come compagnia e oltre quindi ai loghi della Daniele Defense, ci ha messo anche quello della Made in Taiwan. Proprio qui, cioè che non nascosto da qualche parte, no? Cioè ormai neanche sulle pistole trovi questa roba qua. Bolt, ma che costa? Paghi per metterci loghi Daniel Defense e poi ci sbatti di fianco in un posto della minchia fatto a Taiwan. Sei scema. E ultima cosa, lo sportellino non si chiude del tutto. Questa è una cosa che mi ha dato veramente tanto, tanto fastidio. Lo so, è una roba da nulla, ma io che sono perfezionista queste cose le detesto. Le detesto veramente con tutto me stesso. E la cosa che mi fa ancora più incazzare è che poi lo sportellino invece da scover è in metallo, a differenza del plasticone orrendo che ormai mettono tutti. Cioè, davvero, anche le cazzate che fa questo fucile comunque non sono cazzate perché sono all'80% compensate da un'altra roba che ti fa guardare altrove. Cioè, perché non posso avere la perfezione? Chiedere troppo? Sì, probabilmente sì. Queste sono le uniche tre cose che ho da lamentare su questo bambolo. Per il resto spara veramente bene. Non vi posso far vedere come spara perché non abbiamo la linea di tiro utilizzabile al momento, stiamo ristrutturando, lo so, però se non ristrutturiamo ad agosto quando c'è meno gente, quando lo facciamo? E vi faccio però vedere immediatamente com'è il rinculo su questo bambolo perché quello è
molto sexy. Ho attaccato la batteria, non ve l'avevo detto prima, ma il fucile attacco Tamiya, quindi ho messo l'adattatore Torino. Sto usando una batteria da 7.4, come detto, perché le 11.1 sul fucile stock non le uso, prima lo modifico. Colpo singolo, vediamo come performa. Vi faccio vedere la raffica. Ovviamente consiglierei di venirla a provare con mano perché è un sistema veramente molto interessante, spero che dal video si veda. Ovviamente c'è una microvibrazione, io sono veramente enorme, quindi per forza di cose il rinculo è minore. Chad Red is real. Concussioni finali. Cosa ne penso di questa replica? Mi piace? Avete intuito dal primo minuto, del primo secondo di questo video che la replica mi interessava e mi piaceva. E al netto di quei piccoli errorini che ho trovato su di essa, trovo che sia veramente super interessante, super figa e soprattutto un bel prodotto, ben assemblato, ben fatto, con quelle features che vuole vantare, che a differenza di molti altri prodotti che dicono di avere determinate cose e poi le fanno male, qui sono fatte veramente bene. Parlo ovviamente del sistema ABB, quindi sistema di rinculo, qui è fatto bene, è bello, è piacevole. Vogliamo parlare dell'utilizzo in campo? È ovvio che un sistema di rinculo non vi aiuta in nessun modo a giocare a softair, anzi vi va a rendere la cosa più difficile. Chiaro anche è che questo genere di fucile è pensato proprio per quel tipo di persone e sicuramente, a differenza di molti altri competitor sul mercato, questo ha la possibilità di essere implementato, di essere migliorato con componenti anche di terze parti, come detto, quindi modificato con la stragrande maggioranza dei componenti là fuori senza problemi. La stessa cosa, per esempio, non si può dire con gli SRE Marui o con altri sistemi di rinculo simulato elettronico che vogliono esclusivamente i propri pezzi, che vanno a modificare completamente le meccaniche interne o le vanno a complicare a tal punto che andarli a modificare è letteralmente impossibile o svantaggioso, perché si vanno a fare solo dei pasticci. Questa replica è il sogno per chiunque non voglia avere sia un fucile GBBR che un fucile elettronico. Punto e basta. Applauso speciale, torno a dire, per gli esterni, che per me sono fenomenali, anche come colorazione. Se dovessi scegliere, visto che c'è nelle varie colorazioni, ovviamente io prenderei quello grey, perché black e gun grey è veramente una coppiata. Detto ciò, se ci sono ulteriori domande, cose di cui non ho parlato, chiarimenti che preferireste visionare, avere, ricevere, trovate ovviamente tutti i link in descrizione, la sezione commenti stessa del video, il nostro Instagram, sia mio che del negozio, e un sacco di altri canali, tra cui ovviamente il negozio stesso. Trovate il link per andare ad acquistare sia questo prodotto che un sacco di altra attrezzatura da softair e tattica tramite il nostro shop. Sul nostro shop troverete anche il link per contattarci direttamente su WhatsApp nel caso abbiate delle domande che devono ricevere risposta velocemente. Vi ricordo che in descrizione trovate linkato anche il mio canale secondario, dove pubblico un po' di contenuto vario e dove ci trovate le cose che qui non vengono pubblicate, ovviamente. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con me fino alla fine, vi auguro un bellissimo weekend, un sacco di partite di softair, un po' di fresco e pace da questo incredibile caldo torrido e, come al solito, stay angry! Adesso metto il denier dentro questo fucile.